Siamo con Luca Castiglia, oramai è diventato un abitué nelle nostre interviste post partita, dopo Spezia Provercelli 1-1, 1-1 maturato grazie al secondo gol in due partite di Luca Castiglia. Beh sì, sono ulteriormente molto, molto felice, poi anche questa volta ha portato un punto importante per la squadra. Abbiamo fatto tanta fatica, però è un punto che secondo me alla fine è meritato, contro una squadra fortissima, in un campo difficilissimo, ce lo godiamo e ce lo portiamo a casa. Ha detto anche il presidente, si poteva anche magari vincere questa partita nonostante diciamo le numerose azioni offensive dello Spezia, però anche la Provercelli ha avuto la sua bella occasione nel secondo tempo con Marchi, un po' di rammarico, però penso che il punto comunque sia importante, di quelli che valgono. Sì, abbiamo avuto un'occasione, ma c'è stato un periodo nel secondo tempo che stavamo prendendo piglio, poi siamo anche un po' calati fisicamente, loro spingevano in tanti, attaccavano in tantissimi, però come ti ho detto prima, questo punto è oro. Una rondine non fa primavera, si dice in questi casi, ma secondo te, visto che c'era anche l'anno scorso, è cambiato qualcosa a livello di motivazione, soprattutto in trasferta? Forse partire con questo punto può diventare importante per togliere definitivamente dalla testa il problema che è stato nel passato delle trasferte? Beh, una cosa non è cambiata, che abbiamo sofferto anche oggi, però se si soffre tutti insieme così uniti i risultati vengono. Abbiamo fatto un primo tempo secondo me ottimo, Sito mi ha fatto un grande gol, però noi eravamo molto ordinati, non abbiamo subito tantissimo le loro iniziative, ecco. Siamo un gruppo giovane, te lo ripeto per l'ennesima volta, dobbiamo ancora migliorare, ci sono dei margini di miglioramento grandissimi, vediamo di prenderli il primo possibile.